Salve a tutti cari sconosciuti, io sono Fairy, o se preferite Meloki, e in questo video della serie Primps vorrei discutere con voi delle mie impressioni sulla beta di Nioh. La solita premessa, a maggior ragione in questo caso, è il fatto che questo video chiaramente non è una recensione, visto che tratta di una demo ancora di un gioco non completo, e si tratta quindi di un giudizio personale dettato da gusti personali, per quanto con un comune buonsenso si dovrebbe capire cosa nel mio giudizio è soggettivo e cosa invece non lo è. Inoltre, troverete linkato in descrizione il video in cui discuto della demo alfa di questo titolo. Ragion per cui non ripeterò le cose già dette e darò per scontato che voi abbiate visto quel Prince quando farò dei riferimenti in questo video. Vorrei cominciare dicendo che trovo molto intelligente e funzionale questo metodo di testing e richiesta di feedback da parte di Team Ninja, anche perché si sa la gente va matta per le cose gratuite e l'idea di poter ricevere dei contenuti scaricabili per il gioco finale nel caso si superino determinate sfide è molto appagante. Inoltre, in voi al futuro acquisto, non sia mai che quei DLC vadano sprecati, no? E sicuramente i feedback dell'alfa sono stati ascoltati, però in questo video cercherò di spiegare le ragioni delle mie perplessità e del perché penso che, tirando le somme, Nioh in realtà abbia fatto più passi indietro che avanti. Ma comincerei parlando degli aspetti positivi o comunque neutri cambiati in questa demo. Innanzitutto è ancora presente la possibilità di scegliere fra una resa grafica superiore o una maggiore stabilità del framerate, e in entrambi i casi ho percepito dei miglioramenti. Il framerate in particolare l'ho trovato ottimo, tranne rarissimi micro freeze, che comunque rendono questa demo migliore di tanti giochi completi messi nel mercato. Per quanto poi molti critichino la grafica di questo gioco, io continuo a trovarlo esteticamente molto bello. Di certo non parliamo di Fox Engine e nemmeno di risoluzione texture a 4K, ma sia gli equipaggiamenti che le ambientazioni sono molto particolareggiati, così come i modelli dei nemici, nonostante di questi ultimi se ne sia visto ancora un numero piuttosto esiguo. E mi piace davvero tanto come stile, nonostante non sia una patita della cultura orientale di nessuna epoca. Ma ho la sensazione che Nioh riesca a essere realistico nel fantasy. Unica cosa a non convincermi è l'aspetto del protagonista, che trovo un po' troppo anonimo e anzi troppo simile allo strigo protagonista di The Witcher. Io avrei puntato un'estetica meno eroistica, con un viso magari dai tratti meno perfetti e dei capelli meno da cartone animato, ma sono comunque gusti e tutto sommato basta mantenere visibile l'equipaggiamento della testa per dimenticarsi in fretta il viso di William. Una delle cose più criticate della demo precedente è stata la durabilità delle armi e degli equipaggiamenti, che si rompevano a una velocità da fare invidia a Dark Souls 2 su PC. Avrei preferito che la meccanica rimanesse ribilanciata, ma a quanto pare Team Ninja ha preferito rimuovere il problema alla radice, sostituendo la resistenza delle armi con la familiarità, un valore comunque del tutto diverso sia nel funzionamento che nello scopo. Di fatto adesso le armi sono indistruttibili, anche se ho notato che è molto meno frequente trovarne di più potenti. Questo perché è stato aggiunto l'NPC del Fabbro, una dolcissima signorina che permette sia di riforgiare le armi variandone le abilità, ma non è questa la sede per perdere tempo a spiegarne il funzionamento, che fonderle tra di loro per ottenerne una più potente. Bisogna ancora vedere ovviamente come tutto questo avrà peso sul gameplay, però l'idea mi intriga molto. Ci tengo a precisare che queste meccaniche sono disponibili per ogni arma e pezzo di armatura del gioco, salvo rarissime eccezioni. Un'altra gradevole aggiunta è stata un'area di tutorial, la cui mancanza si era fatta parecchio sentire nella demo iniziale, soprattutto per quanto riguarda l'accessibilità e la comprensione delle meccaniche di base. All'interno di quest'area è possibile apprendere le tecniche di base del gameplay, il tutto con la massima calma. Inoltre, questo dojo con giardino annesso è così bello che ho perso decine di minuti a passeggiarci dentro solo per rilassarmi. Adesso tenterò di fare un breve, parziale, incompletissimo elenco delle piccole aggiunte e modifiche che ho notato giocando. Ad esempio, è stata inserita l'opzione di password per il matchmaking online. Sono state aggiunte le armi da fuoco da affiancare agli archi come appunto armi a distanza, mentre per quanto riguarda il corpo a corpo sono state inserite le doppie lame, ovviamente con il loro moveset unico in base all'impugnatura. La prima area dell'alfa è ancora presente, però stavolta, sconfitto il boss, apparirà anche una cutscene. Lo spazio nella selezione rapida degli oggetti consumabili è stato raddoppiato,
e alcune meccaniche di gioco sono state semplificate. Oltre adesso all'assenza di durabilità di armi ed equipaggiamenti, una volta terminato il ki, comunque la stamina, con uno scatto, il personaggio non si bloccherà più ansimando, mentre in combattimento accadrà solo se un attacco nemico ci consuma e azzera appunto la stamina. E forse, non ne sono sicura, ma ho avuto la sensazione che gli attacchi fatti e subiti ne consumino leggermente meno, così come i danni subiti mi sembra siano stati ridotti. Infine, viene indicato in maniera graficamente più pulita il livello di difficoltà delle aree e dei redivivi degli altri giocatori. E sono stati aggiunti degli oggetti consumabili da utilizzare in combattimento per ottenere punti abilità e agevolare l'esplorazione. Comunque, qualora vogliate una lista più completa e corretta delle modifiche apportate, vi suggerisco di informarvi direttamente sul sito ufficiale. I feedback quindi sono stati ascoltati e considerati senza ombra di dubbio, e questo è sempre positivo, per quanto è giusto e sacrosanto che l'ultima parola spetti sempre alla Software House. Purtroppo però molti problemi sono rimasti, e anzi i nuovi boss e livelli sembrano averli aggravati. Innanzitutto, le abilità ninja e magiche, così come gli spiriti guardiani, continuano a sembrarmi troppo deboli e inefficaci nelle fasi iniziali, e quindi a meno di investirci parecchi livelli e punti abilità sono ancora sbilanciati rispetto all'efficacia della pura forza bruta. Inoltre, non è stato ancora corretto IL problema di Nioh, ovvero nemici con un'IA semplicissima, aggressivi all'inverosimile e dall'agro praticamente infinito. Se già uno scontro 2 contro 1 risulta ostico, quando si attirano involontariamente più nemici, o si fugge dove non si può essere raggiunti, o è morte certa. Ho letto molte lamentele sui danni inferti dalle creature, che di certo non sono clementi. Però visto il sistema di drop e potenziamento dell'equipaggiamento, credo che il gioco voglia puntare molto sull'ottimizzazione del protagonista, ancor più che al semplice level up, quindi non lo vedo come un difetto, almeno non ancora. Quello che proprio invece mi ha deluso in questa demo è il level design e le boss fight presenti. Nell'alfa abbiamo avuto a che fare con delle mappe aperte, pieni di segreti, di shortcut, con boss fight a fasi, con quello opzionale che faceva addirittura degli attacchi ad area, presentava punti deboli da colpire. Purtroppo non ho visto nulla di tutto questo nelle nuove aree, che sono semplici corridoi pieni di mostri aggressivi con qualche slargo con ancora più mostri. La boss fight opzionale che mostro anche nel video è semplicemente oscena, brutta e casuale tanto quanto, se non peggio, il custode del guardiano del trono di Dark Souls 2, mentre quella obbligatoria ha un'estetica interessante, però tecnicamente è davvero troppo semplice, non ha nemmeno fasi multiple e ha giusto un paio di attacchi per giunta molto simili tra loro. Di fatto quindi ho visto tanti piccoli passi avanti, ma un generale appiattimento del level design e nessun cambiamento per quanto riguarda la difficoltà artificiale degli scontri, che risultano difficili ma non appaganti, dato che per superarli è sufficiente capire e ingannare l'intelligenza artificiale senza che ci sia una reale necessità di bravura o di riflessi. Spero quindi che il gioco definitivo presenti una varietà di creature e di mappe di gran lunga superiore e che possa rendere giustizia a questo sistema di combattimento, rendendolo meno rozzo visto che il potenziale comunque c'è tutto, basti pensare alla bellissima idea delle 3 impugnature per ciascun tipo di arma. Spero inoltre che si possa dar più peso a quelle che sono le abilità magiche e ninja. Infine voglio anche menzionare un'altra aggiunta, ovvero una specie di modalità hard per ciascun livello, dato che una volta calato il crepuscolo si potranno ripetere le aree già completate con dei mostri più forti e pericolosi. E questa è una bella idea che aggiunge anche longevità e sfida, ma che non dovrà essere causa di un minor numero di livelli e che allo stato attuale rischia soltanto di aggravare i problemi di gameplay preesistenti, che se non verranno risolti creeranno soltanto una maggiore frustrazione e rischio di spaccare controller, schermi, console, calendari. Queste molto in breve le mie opinioni sulla demo beta di Nioh. Demo che, ripeto, mi ha in realtà delusa, mi ha fatto temere che effettivamente il risultato finale possa risultare mediocre e dimenticabile nonostante il gran potenziale, un po' come Lords of the Fallen, di cui oggi non parla più nessuno. Ma è comunque un progetto che seguirò e in cui voglio credere, soprattutto per questo stile che mi affascina tantissimo. Sentitevi come sempre liberissimi di commentare, purché con rispetto, calma ed educazione. E con questo io vi ringrazio per l'attenzione e noi ci sentiamo o ci vediamo in un prossimo video. Ciao!